Bene, siamo in diretta. Ovviamente stamattina vi avevo annunciato che avremmo avuto gli alunni della scuola media di Melito e poi ci sono anche degli insegnanti di Rogudi, se sbaglio correggetemi, ma penso che sia così. E gli alunni soprattutto, mamma che belli, sono uno più bello dell'altro, uno emozionatissimo, l'insegnante più emozionata dell'alunno. Quindi buongiorno carissima Buongiorno, buongiorno. Domenica e carissimo Antonio. Antonio Capasso, Sì. giusto? E allora, Domenica, parlaci un pochettino di questa. Sei un insegnante della scuola media, della terza media, Sì, terza seconda D, e terza D. tempo Sì, prolungato. sono insegnante di sostegno, Bene. però con la professoressa Varese e tutti i colleghi del team ho seguito gli alunni, l'intera classe, insomma, nella realizzazione di alcuni progetti. Dunque, intanto buongiorno a tutta la redazione di Grazie, Radio buongiorno Studio a voi. 95 e agli alunni e ai colleghi che ci stanno ascoltando da casa. Sì, Sì, questo dalla scuola ci stanno ascoltando. sì. Ah, allora li salutiamo, ragazzi, buona giornata a voi e naturalmente a tutti i docenti che sono insieme a voi. E questa è una bella cosa perché credo che la radio e la televisione siano dei mezzi di comunicazione molto importanti perché aiutano soprattutto ad entrare nelle famiglie. Tante volte le famiglie sono un po' fuori, sono un po' Assenti. assenti. E allora parlaci di questo progetto che hai svolto in questa. So che hai parlato del bullismo, hai fatto un cortometraggio anche. Sì, il corso D ha partecipato a numerosi progetti di cui avete parlato nelle precedenti Trasmissione, trasmissioni. sì. Quindi oggi io vi parlerò della realizzazione del cortometraggio dal titolo I Malavoglia, liberamente tratto dal romanzo Verista di Giovanni Verga. Dunque, questa idea è nata dalla riflessione e dalla ricerca di nuovi metodi di insegnamento capaci di rendere più efficace l'apprendimento. Inoltre, abbiamo pensato di stimolare gli alunni a guardare alle tecnologie di cui dispongono quotidianamente con un'ottica diversa. Infatti, i telefonini, tablet, iPad non sono più soltanto mezzi per comunicare oppure per entrare nei social network, ma diventano strumenti utili per la didattica, per una didattica nuova e quindi capace di creare Non solo, si fa anche capire ai ragazzi a che cosa servono questi strumenti, perché loro sono abituati solo a mandare messaggi e finisce lì, ecco, non ascoltare musica, mandare messaggi, invece questi strumenti servono appunto anche come ausilio nell'ambito Sì, nella didattico. didattica, sì. Poi con la professoressa Varese, che è insegnante di lettere, abbiamo pensato di stimolarli in questo modo ad un approccio alla letteratura in modo diverso, con un linguaggio diverso, appunto il linguaggio del cinema, che è un linguaggio nuovo, nella scuola forse non è sufficientemente ancora utilizzato, e che è alternativo alla consueta, anche se validissima, rappresentazione teatrale. Bene, Dunque, come mai la scelta di questo poi cortometraggio, voglio dire, perché non è facile da realizzare? Appunto perché è nuovo, i ragazzi erano più interessati, più stimolati anche alla lettura del romanzo con questo obiettivo, quindi la realizzazione di un prodotto del tutto nuovo. Ecco. E gli alunni come si sono comportati nell'ambito Allora, di gli alunni questo? si sono dimostrati molto interessati e si sono comportati in modo responsabile, anche perché abbiamo fatto delle uscite nel rione Marina, che è diventato il set del cortometraggio, e si sono dimostrati molto responsabili e sono riusciti anche a tirare fuori la loro creatività, la loro fantasia, È che importantissima. nei banchi di scuola, insomma, risulta un pochino più È arduo. impossibile, infatti, è impossibile realizzare. Antonio è uno di loro, Antonio Capasse è uno di loro. Allora, in che cosa consiste questo? Ciao Antonio, in che Ciao. cosa consiste questo cortometraggio e quale personaggio ha interpretato e perché questo Allora, personaggio è adatto a te, voglio dire, oppure. sì, ma noi abbiamo scelto anche i personaggi per i nostri caratteri, infatti. Ho un carattere molto serio, quindi Padron Ntoni, che è una figura paterna, il padre di famiglia, il saggio della famiglia, e per me era un ruolo proprio adatto. Il cortometraggio è un video di 10 minuti, 20 minuti, dove si racconta una storia, proprio il succo della storia. Infatti, noi abbiamo recitato questo romanzo I Malavoglia, però
anche andando, uscendo, facendo queste sotto la tutela delle nostre professoresse che ci hanno accompagnato, come sempre la professoressa Coriandro e la professoressa Vittoria Varese, abbiamo interpretato questo cortometraggio che soprattutto serviva per stimolarci a incrementarci nello studio soprattutto, quindi abbiamo avuto una concezione molto più realistica di come potevano vivere questi personaggi durante quel tempo, perché diciamo che Giovanni Verga si è ispirato per i malavoglia a una famiglia di pescatori, infatti ha rappresentato queste persone e nella loro vita quotidiana. Infatti il romanzo del Malavoglia noi l'abbiamo studiato fino a fondo perché facendo questo cortometraggio abbiamo recitato le parti che loro, le stesse precise, quasi precise, identiche parole che sono Che scritte sono nel scritte nel romanzo. romanzo. Ascoltami, ma la professoressa diceva che lo avete girato nel Rione Marina, Sì. ma il Rione Marina è perché si addice Sì, ovviamente. perché è un tema molto riportato nel romanzo E Malavoglia. le persone che erano attorno a voi erano curiose, hai notato? Non c'erano tante persone, diciamo che eravamo soltanto noi, quasi. L'avete girato forse in un Dipendeva orario anche dall'ora, dove finché Sì, c'era ecco, durante. quindi nel pomeriggio magari la Facevamo pomeriggio, gente ecco, si sì. riposa. Qual è la scena che ti ha divertito di più in... Allora, la scena che mi ha divertito di più è stata l'ultima, quella dei detti, dove praticamente abbiamo recitato questi detti, proverbi, grazie, che sono praticamente i detti che dice, i proverbi che dice Padron Ntoni, Sì. quelli che cita molto di più, come ad esempio bocca amara sputa fiele, a buon cavallo non gli manca sella. Forte, Verga è veramente Sì, un sì. grandissimo poeta, vero? Sì. Ecco, l'avete studiato a fondo quest'anno Verga. Chissà che non ci sia qualche tema agli esami su Verga, è Probabile. vero? Dato che avete fatto questo bello cortometraggio, voglio dire. Addirittura abbiamo registrato qualche piccola scena da Citrezza, perché abbiamo fatto anche un'uscita in Sicilia Che anche per questo scopo. bello, che bello. Acitrezza è molto Sì, bella, eh? È bellissimo. molto bella. Poi sul mare, insomma. Bravo, mi fa piacere. Complimenti, professoressa. Allora, Grazie. adesso ci ascoltiamo una canzone e poi subito Volevo dopo. Sì, soltanto prego. Prego. ringraziare la collega con la quale ho collaborato molto in modo costruttivo e serenamente, gli alunni che sono stati Fantastici, fantastici. veramente. Sì, e infine anche Ferdinando Lampi, Oggi non c'è, è vero. il collaboratore che ci ha aiutati nel montaggio del cortometraggio. Esatto, ringraziamo soprattutto il nostro Il dirigente nostro dirigente perché è stato sempre. veramente esemplare, anche perché è Ci moderno e quindi e questo è importante, e ci voglio dire. sostiene in ogni È iniziativa. bellissimo. E poi un piccolo omaggio da parte di tutti i colleghi e gli alunni a lei che ci ha accolto così Grazie, gentilmente. grazie. Siete stati gentili veramente, lo aprirò fra poco così lo Beh, faremo allora anche vedere. abbiamo Qui Martina Reggio. Buongiorno cara, e Buongiorno. poi abbiamo Stellitano Vincenza, buongiorno Buongiorno. anche a te cara. E allora, una terza media, l'altra prima B. Iniziamo con te che sei di prima B, vediamo un No, pochettino. tutte e due terza media. Allora, va bene. Ah, avete intervistato un ragazzo di Sì. prima B. Ok. Allora, Martina Reggio, Sì. ci puoi raccontare, so che farai, fai la redattrice Sì. in questo. Ecco, parlaci un pochettino di questa Allora, esperienza del giornalino. questa esperienza in realtà ero molto titubante sulle mie capacità di redattrice perché non ero sicura di poter riuscire, ma alla fine di queste due edizioni in realtà sono molto soddisfatta grazie anche all'aiuto di alcune mie compagne e della mia altra compagna redattrice Antonia Rappocciolo. In realtà queste edizioni sono venute molto bene e mi è piaciuta tanto questa esperienza. Da grande vorresti fare la giornalista? Sarebbe un'idea. Sei brava in italiano? Sì. Sì, e quindi possiamo anche indirizzarti verso questa scelta. E allora, cosa hai fatto in questo giornalino? Allora, in Spiegami. questa seconda edizione abbiamo più che altro parlato di problemi comunque adolescenziali, come per esempio il bullismo, ma anche problemi di attualità, come per esempio il valore della famiglia, e tematiche che abbiamo affrontato a scuola, come per esempio l'ideologia di Hitler in storia. È un
In realtà un articolo che mi ha interessato molto scrivere è stato quello che abbiamo intervistato la prima B, dove nel mese di aprile c'è stato un concorso nazionale che si chiama Bullismo e Cyberbullismo, dove per tutte le classi medie, dove attraverso uno scatto fotografico o un cartellone gli alunni dovevano presentare cos'era per loro il bullismo. I nostri compagni della prima B hanno vinto il primo premio e sono andati hanno ritirato a Roma un computer che consisteva appunto il loro premio. Pensa tu, che bello! È una bella soddisfazione sia per l'alunno, sia per gli insegnanti che per naturalmente il dirigente, perché certo. È importante. E qual è, diciamo, l'articolo che ti è piaciuto di più affrontare? Perché so che ne hai scritti parecchi, ne hai fatti parecchi. Allora, quindi... uno è sempre questo della prima B, che comunque è stato bello raccontare l'esperienza di dei ragazzi molto soddisfatti della loro vittoria, ma anche quello che abbiamo scritto nella prima edizione della professoressa Giglione, che ha, insieme a comunque altri nostri compagni, che hanno realizzato dei cartelloni in onore della giornata dello sport. Comunque hanno rappresentato su questi cartelloni disegnati dagli alunni e dalla professoressa tutti i vari sport, appunto per l'inaugurazione del nuovo campetto. E adesso tu mi devi introdurre la tua compagna, perché allora, che è vincitrice del concorso Questo non è un libro. Sì, anche noi appunto abbiamo partecipato ad un concorso che ha realizzato la mia compagna, che si tratta appunto di un testo che vi parlerà lei. Allora, di cosa si tratta? Dimmi. Allora, Vincenza. Durante il mese di febbraio ho partecipato a questo concorso chiamato appunto Questo non è un libro, in cui bisognava trattare implicitamente di... un libro e scoprirlo solo poi alla fine. Questo testo è in prima persona, infatti io immagino di essere immersa, così attratta da questo libro, così tanto da sognarmelo. E questo racconto cita due insegnanti? Sì, allora, grazie all'aiuto della professoressa Vittoria Varese e della professoressa Domenica Cogliandro sono riuscita a realizzare questo testo, che è stato poi pubblicato sul sito della scuola. Ecco, ricordiamo che c'è un sito sulla scuola, me lo vuoi ricordare? Sì, qual è il sito della scuola? www.icbagaladisanlorenzomelito.com. Quindi potete naturalmente vedere tutto quello che la scuola fa su questo sito, vi potete collegare, anche le famiglie che sono in ascolto possono collegarsi. E ascoltami, ti ha colpito questo testo? Sì, molto, soprattutto il nome di questo non è un libro. Sì, all'inizio non sapevo come poterlo strutturare, svolgere. Solo che poi ho dato spazio alla mia creatività e ne è uscito fuori un testo. Ne hai tanta creatività? Sì. Oh, che bello. Io non ne ho più, guarda, i miei neuroni ormai si sono esauriti, non ce ne sono più. Ok, va benissimo. Cosa sceglierai? Hai fatto qualche scelta per il futuro? Ho scelto per ora il liceo linguistico. Poi vorrei andare in Australia a fare un college. Mamma mia, così lontano, mamma mia. Ma perché ve ne andate tutti fuori, dico io? La maggior parte degli alunni vogliono andare fuori. Beh, l'Australia è lontanissima comunque. Però mi appassiona, mi piace. Ti appassiona, ti piace, io te lo auguro di cuore. E tu invece? Io invece ho scelto il liceo scientifico a Reggio perché... adoro la matematica. Ecco, lo immaginavo. Questo è importante, guarda, quindi quattro conti te li sai fare. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sai come spendere i soldi. Ecco. Bene. Abbiamo la professoressa Rappocciolo Elisabetta della scuola media del plesso di Rogudi. Buongiorno Elisabetta. Lidia, buongiorno. E allora, Rogudi è un plesso un po', diciamo, distaccato dalla sede centrale, però c'è collaborazione sempre tra voi e loro, cioè nel senso che riuscite ad amalgamarvi e nello stesso tempo a lavorare insieme. Allora Lidia, io ti devo dire, io non mi sono mai sentita appartenente ad un plesso, io mi sento appartenente alla scuola di Melito. Bello. Ma perché, voglio dire, abbiamo sempre collaborato con tutti i colleghi a tutti i livelli, addirittura noi siamo un istituto comprensivo, quindi la collaborazione c'è sia con le colleghe della primaria che con quelle dell'infanzia. Siamo in contatto con tutti i plessi, anche più lontani, Bagaladi, Corio, facciamo le uscite insieme. Bello. Insomma, diciamo che siamo una grande famiglia, quindi bello. Non mi sento appartenente a un plesso, giusto. Distaccato. Brava, senti un po', hai fatto un progetto sulla legalità, che è stato promosso dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria. Sì, sì, è stato un progetto veramente interessante. Sì, diciamo che uno dei temi di cui la scuola di Melito si è sempre occupata è stata la legalità. Sensibilizzare i nostri allievi
appunto a questo importantissimo tema che purtroppo poi nelle nostre zone è di particolare attualità. E a proposito di questo, quest'anno la Camera di Commercio ci ha scelti per una serie di iniziative legate alla legalità, alla promozione di questo valore, e abbiamo fatto una serie di incontri anche a scuola, a partire dall'Associazione Libera, poi c'è stato un incontro con il Cereso, abbiamo poi realizzato un cortometraggio sulla storia di Padre Puglisi e dei ragazzi di Brancaccio, e quindi i ragazzi sono stati veramente, si sono appassionati davvero a queste iniziative. Quindi... Sì, molto, 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 e anche poi... perché era una realtà che loro non conoscevano, e che purtroppo è anche attuale dalle nostre parti. Poi c'è stato anche l'intervento della Polizia Postale. Sì, questo è un tema che io ho diciamo spinto caldamente, perché purtroppo il bullismo, il cyberbullismo è purtroppo nelle nostre zone, ma in tutta Italia, in tutto il mondo, è ormai una grande piaga. E quindi abbiamo partecipato a una conferenza gestita dalla Polizia Postale appunto su questo tema, di grande interesse, devo dire. E gli alunni come si sono comportati, diciamo, di fronte a questo evento del bullismo? Ecco. Hai notato che diciamo nella scuola ci sono stati episodi di questo genere? Guarda, io personalmente fortunatamente non li ho visti, sicuramente ci saranno, perché è normale che ci siano in tutta, nella società italiana come in quella mondiale. Gli alunni hanno accolto con molta sensibilità il tema, devo dire, si sono anche resi conto di tante piccole cose che sembravano delle stupidaggini, scusate il termine, però è importante un uso consapevole dei social network, che a quest'età tanti non hanno. No, assolutamente, non li sanno neanche adoperare, no. Ecco qual è il problema. Bravo. Invece questo sarebbe importante, anche nelle scuole superiori bisognerebbe farlo, sì. Perché è la continuità, certo, della scuola, certo, media, quindi se gli insegnanti delle scuole superiori prendessero veramente in mano quello che gli insegnanti della scuola media fanno, forse tanti ragazzi troverebbero una soluzione a tutti i loro problemi, perché ne hanno tantissimi di problemi, soprattutto l'età che è un'età pericolosissima. Certo. Allora, Stele, Francesca, ci racconti dell'uscita del... So che siete stati al campo volo della polizia, sì. È stupendo, è bellissimo, guarda, sì. Io vado matta, guarda, per entrare là, purtroppo non ce l'ho fatta comunque. E allora, parlaci un po'. È stato tutto bellissimo. In pratica all'inizio ci hanno fatto vedere gli elicotteri, il funzionamento degli elicotteri, e poi niente, abbiamo parlato delle coste in questo momento, che ci sono molti immigrati, stanno venendo davvero molti immigrati dall'Africa, da tutte le parti, e loro con i loro radar riescono a portarli in salvo. Diciamo che l'Italia è quella che sta, sì, dando una grande mano d'aiuto, sì, a questi poveretti. Sì, tutta l'Italia, ma in particolare questa polizia, sì, di Stato. Infatti, ascoltami, la tua impressione quando hai visto questo elicottero da vicino, perché noi siamo abituati a vederlo in alto, no? Sì. Però quando l'hai visto da vicino, vi hanno fatto salire? Sì, sì. Ah, ecco. È stato tutto bellissimo. Ma non ti viene la tentazione di far parte di quel gruppo? Diciamo, anche se ho un po' paura di volare. Hai paura del volo? Vabbè, io ti faccio compagnia comunque, non è che sia da meno. E quindi, diciamo, questa esperienza ti è servita a qualcosa? Sì. A che cosa? Dimmi. A capire che dobbiamo dare una mano a questi... Ma noi come possiamo darla questa mano, diciamo? Spiegami, tu ci sei arrivata e hai capito qual è l'importanza della Polizia di Stato? Sì, innanzitutto rispettare le leggi, fare il proprio dovere e aiutare il prossimo. Certo, affinché logicamente possa migliorare il cervello umano, che non si capisce più niente al giorno d'oggi, certo, purtroppo, è vero? Senti, cosa hai scelto tu? Tu sei un'alunna di? Di terza media. Cosa hai scelto per il futuro? Un liceo scientifico. Cosa vorrei fare? Non ho un'idea ben precisa. Quindi devi andare all'università e scegliere naturalmente. Sì, nell'arco, appunto. Sei brava? Matematica? Me la cavo. Te la cavi, beh, quello è importante, dai. Bene, professoressa, allora che facciamo? Quell'anno 21 ci saranno dei nuovi progetti, delle nuove... già pensato? Sicuramente continueremo con i nostri progetti, la legalità sicuramente sarà uno di questi, però anche sulle nuove tecnologie. Questo è un progetto interessantissimo. Questa mattina alla radio per noi è stata un'esperienza
unica, indimenticabile. Grazie. Sicuramente vi ringraziamo perché ci avete offerto questa possibilità, anche vedere una radio come è fatta, composta, come funziona, logico, funziona, è una bella esperienza. È un macello, vedi, due computer, un mixer, telefono. Però si riesce benissimo. Sì, ecco. Sì, sì, ormai dopo tanti anni di esperienza, sì. Ecco, come l'esperienza didattica ci insegna che va da sola. Siamo pronti, sì, va da sola. Dai, adesso Dulcis in fundo, ma non perché l'abbiamo voluto lasciare per ultimo, ma perché logicamente è giusto che chiudesse lui sia l'anno scolastico sia questo rapporto con i ragazzi e con i docenti. Allora, ho accanto a me un carissimo amico che io stimo tantissimo e che non vedevo da tanto tempo, perché siamo stati colleghi innanzitutto prima che lui fosse docente, dirigente, per cui abbiamo avuto veramente un rapporto meraviglioso. E Antonino Nastasi, il nostro dirigente scolastico. Ciao Antonino, buona giornata. Ciao. Benvenuto nella nostra emittente. Grazie a voi dell'invito, a me alla scuola che dirigo, per questa opportunità che ci avete dato e alla quale abbiamo risposto con passione, anche perché riteniamo che i nuovi mezzi di comunicazione siano fondamentali, essere messi a conoscenza della scuola, perché li devo utilizzare anche per quel tipo di scuola che io ho sempre immaginato, che sia la scuola alto, che non sia quella della lezione frontale, ma utilizzare questi nuovi strumenti, finalizzarli a quella che dovrebbe essere la formazione. E comunque mi auguro che qualcosa sia rimasto e si produrrà nel tempo attraverso i docenti, attraverso gli stessi alunni. Hai avuto un corpo docente comunque unito, vedo, e soprattutto incentivato, perché hanno fatto un lavoro veramente bello anche con gli alunni più difficili, ecco, più timidi, chiamiamoli così, più timidi. Quest'anno ne abbiamo avuti di problemi da affrontare e ringraziando il Dio e alla buona volontà dei docenti e degli stessi alunni che operano continuamente insieme ai loro docenti, al personale ATA, anche che spesso non se ne parla, ma è utilissimo. Che come e abbiamo uno risolto qua. Qualche problema che non era di facile soluzione, ma questo grazie a quella compattezza che fa di un corpo docente e la forza di un istituto, di un'istituzione scolastica, perché io ho sempre manifestato e sono stato sempre convinto che il corpo docente deve avere una propria identità, una propria appartenenza all'istituzione a cui presta la propria opera e contemporaneamente sentirsi parte integrante di un progetto che è quello che in effetti noi ci diamo annualmente, nel caso specifico da oggi innanzi, ogni triennio. Ma quindi allora questo progetto iniziato quest'anno continuerà nell'arco degli altri due anni, argomenti senza tematiche. Di me purtroppo da un lato, dall'altro credo che abbia anch'io diritto di godermi la mia giovane età che va dai 65esimo anno è la poi. Seconda età, la più bella, ecco, è la più bella, anche perché mi sono arrivati i nipoti, ecco. E quindi ti curerai di sì, più anche, i nipotini anche. Fermo anche, restando che non anche lascerò perché mai i figli, la parte bravo, ma anche perché i figli non ce li siamo goduti purtroppo no. Forse se c'è un rimprovero da fare a chi opera nella scuola, che diamo sempre agli altri, ai figli degli altri, lasciando da parte i nostri, ma d'altronde chi entra a far parte della famiglia statale e della pubblica istruzione sa benissimo che quando c'è l'apertura dell'anno scolastico, il primo giorno di scuola, lo dobbiamo dedicare ai figli degli altri. E come? Oggi spero di ritagliarmi io, non posso dedicarlo più ai miei figli, ma ai nipoti. Ai nipoti sicuramente li cureremo molto di più e faremo il massimo per loro, quello che non abbiamo fatto per i nostri figli. Abbiamo accanto a me c'è Elisa e il valore appunto Luppino. Della scuola ci parlerà Elisa Luppino. Allora, la scuola è molto importante secondo me, è una società in miniatura che ci prepara alla vita. La scuola inoltre educa la società futura ed è anche molto importante perché aiuta i ragazzi a crescere nell'intelletto e fa capire loro come gira il mondo e formando in loro menti critiche. La scuola quindi inoltre quest'anno ho imparato molte nuove cose grazie ai vari progetti svolti a scuola, quali il giornalino Il Tempo di e anche il progetto Gadin Education, ho ampliato il mio bagaglio culturale e grazie appunto al giornalino abbiamo potuto fare questa esperienza, questa splendida esperienza alla radio, allo studio 95.
allo Studio 95, che ho avuto il piacere di vivere per la seconda volta oggi. Grazie. E poi un altro progetto molto importante è stato Together in Education, che ci ha permesso di imparare ancora meglio ad usare gli apparecchi tecnologici. Ci tengo a dire che tutto questo è stato reso possibile grazie alle 6 ore in più del tempo prolungato. Saluto tutto l'istituto, in particolare la mia classe, la seconda D, e tutti i professori del corso D. Quindi quest'anno scolastico ti ha dato tanto comunque. Sì, sì, è stato molto importante. Ti ha arricchita tantissimo. Sì. Tu fai parte della seconda D. Sì. In rapporto allo scorso anno, cosa diciamo è cambiato? No, è cambiato che ci siamo appunto anche velocizzati, abbiamo anche, e la scuola non è stata più solo il rapporto, cioè lo studio e basta frontale, ma ci siamo anche, abbiamo fatto anche altro, cioè grazie anche alle missioni abbiamo intrapreso nuovi metodi di studio, anche perché cioè non è solo fare i compiti e basta, facciamo i compiti, poi facciamo anche delle attività alternative, ecco. Ma il rapporto allo scorso anno? Sì. Ecco, tu sei entrata che eri piccola, perché dalla quinta elementare non solo, sì. Lei proviene da una classe diciamo che non aveva scelto il tempo prolungato. Sì. Ah, ecco, era tempo normale. Più, certo. Quindi sì. Adesso il tempo prolungato, diciamo, è stato, sì, è molto più impegnativo. Te lo sei sentita di più quest'anno o lo scorso ma anno? Più gratificante, credo. Sì, anche. È vero? Sì. È più maggiore opportunità di mettere in evidenza il proprio. Infatti, grazie appunto al tempo prolungato abbiamo potuto fare tutti questi progetti, perché abbiamo avuto delle 6 ore in più settimanali, altrimenti non potevamo. Infatti, infatti. Ma di solito le famiglie sono un po' restia a scegliere, sì, il tempo prolungato, perché dice ma tutte queste ore a scuola sti bambini, invece è fondamentale, sì, invece di mandarli, sì, in mezzo alla strada, di mandarli a giocare eccetera. Ma d'altronde la riforma, diciamo che già la 820 del 72 prevedeva le attività integrative durante le ore pomeridiane, sì. Ma la riforma, la 107, ha ripreso e contestualizzato ormai i rientri durante il pomeriggio, proprio per dare l'opportunità ai ragazzi di avere tempi maggiormente distesi, ma anche per mettere in evidenza quelle che potrebbero essere le doti nascoste di alunni attraverso attività che diano l'opportunità di non essere sempre a contatto con la lezione frontale dell'aula, ma un'aula che sia quella del territorio, un'aula che sia quella che in effetti i ragazzi si possono scegliere programmando insieme ai docenti, perché io quello che sempre ho ripetuto, che la programmazione non è finalizzata ai docenti, ma deve essere redatta, sì, attraverso la consultazione anche degli alunni stessi. È importante. Perché i principali attori alla fine sono loro. Infatti, noi, carissimo professore Antonino Anastasi, noi quest'estate saremo a vostra disposizione. Quindi, nel momento in cui questi ragazzi finiranno gli esami, possono venire al mattino, due alla volta, qui e naturalmente raccontarci come si sono svolti gli esami, se hanno avuto difficoltà, se naturalmente c'è stato qualcosa che non è andata per il verso giusto, e poi vi facciamo vedere anche il nostro giornalino, il giornalino che è stato redatto appunto da questi ragazzi. Questo ve li facciamo grazie, è importante per noi. Noi vi ringraziamo proprio per le opportunità che ci avete dato e che continuerete a darci, e comunque io sono convinto che i ragazzi abbiano bisogno di queste esperienze, così come ci tengo a pubblicizzare anche le attività di fine anno che inizieranno già da stasera presso la sede centrale di Melito con le scuole elementari, che presenteranno una carrellata di canzoni internazionali, quindi riprendendo la tematica dell'Europa, e domani sera con la recita a San Pantaleone, mercoledì sempre in Villa Comunale la recita dei ragazzi del teatro, e concluderemo l'annata diciamo con il concerto di fine anno dei ragazzi della scuola, della sezione a strumenti musicali. Noi saremo presenti, ci tengo a precisare, riprenderemo ovviamente tutte queste serate che per noi sono molto importanti. Ci tengo a ricordare le performance che hanno ottenuto i ragazzi dell'istituto
quest'anno, oltre diciamo a bullismo e cyberbullismo con la premiazione a Roma, anche il secondo posto che i ragazzi della sezione strumento musicale hanno conquistato nel concorso internazionale. Ne abbiamo parlato. A Trento. Sì, infatti, è stato anche bello. Queste sono delle ottime, diciamo, credenzialità per l'istituto e per i docenti che vi hanno creduto. Ma ci tengo a ringraziare anche tutti i docenti, da Bagalani a Merito Porto Salvo, che quest'anno in effetti, anche seppur nelle difficoltà che ogni anno purtroppo si verificano, hanno cercato di dare il meglio di loro. Io personalmente li ringrazio, mi auguro che loro abbiano a cuore, come l'ho avuto io per 42 anni, la sorte dei propri alunni, ma la sorte della scuola. Grazie. Certo, è importante. Allora, io devo ringraziare veramente, mi hanno veramente commossa, perché mi hanno regalato una penna, e un grazie a Radio Studio 95 e a tutti gli alunni della scuola media di Amigis di Merito Porto Salvo e degli insegnanti, professoressa Chilà, professoressa Nucera, professoressa Toscano, professoressa Surfaro, professoressa Varese e professoressa Cogliandro. Quindi veramente di cuore grazie, grazie. Ma l'ho fatto, grazie, l'ho fatto. Questo con è amore. Dono, il giornalino, una copia del giornalino. Abbiamo già la copia del giornalino che è stata fatta, quindi noi ce la guarderemo e naturalmente ogni tanto al mattino dirò qualcosa. Grazie. Il secondo volume, diciamo, perché secondo, appunto, il primo ce l'avete già dato. Sì. E allora, carissimo Anastasi, io ti ringrazio, ringrazio, sei stato veramente te. Gentilissimo. Ti auguro tutto il bene di questo mondo, che veramente tu possa goderti i nipotini, perché dato che mi hai detto che te ne vai in pensione, sì. Farai sicuramente. Inizierò un nuovo percorso. A partire il più da bello. Quello di nonno, insomma. Ecco, è importante questo. Grazie ancora a voi. Ringrazio tutti gli alunni della scuola media di tutto il comprensorio, quindi di tutto l'istituto comprensivo, quindi Bagaladi, San Lorenzo, Rogudi eccetera, e Melito ovviamente. Ringrazio gli alunni, vi abbraccio e aspetto i ragazzi quest'estate, durante oppure appena finiscono gli esami, okay. Gli iscritti, ecco, mandatemene due così vediamo un po' i loro commenti, d'accordo? Grazie infinite. Grazie a